benvenuti a tutti, grazie della vostra presenza in questa seconda serata di formazione permanente. Oltre noi la mistica dell'incontro, in una cultura che non favorisce e neanche promuove la quiete meditativa, l'arte dell'ascolto interiore si apprende solo con difficoltà. Parlare di partecipazione attiva e fraternità significa certamente che nei gesti, nelle parole, nei canti e nei servizi, tutti i membri della comunità prendiamo parte a un atto di culto che non è affatto inerte o passivo. Sappiamo che una partecipazione attiva non impedisce la passività attiva del silenzio, dell'immobilità, e anche dell'ascolto, il fatto la richiede. Non siamo passivi, per esempio, in questo momento, o quando ascoltiamo le letture o l'omelia, o seguiamo le preghiere del celebrante, i canti e la musica della liturgia. Queste sono esperienze di silenzio e di mobilità, ma sono a modo loro anche profondamente attive. Comprendiamo allora come la liturgia, sebbene debba essere sempre inculturata correttamente, deve anche essere controculturale. La partecipazione attiva e consapevole esige che la comunità, tutti noi, siamo correttamente istruiti sui misteri della liturgia, sulla cultura, sulle nostre celebrazioni, sullo stile anche della nostra pastorale, per evitare che siano soltanto una forma di ritualismo. Ed è proprio per questa ragione che Marco Gallo, docente allo studio teologico interdiocesano, ci parlerà questa sera della partecipazione attiva e fraternità. Dando un'occhiata anche agli altri anni, lui ci ha accompagnato tutti questi 4 anni. Dice poveri, ma no, grazie di questo. Lo riceviamo con un forte applauso. Grazie. E diamo la parola al nostro vescovo che ci parlerà anche dell'urlo di Munch e poi alcune particolarità che avete ricevuto poi all'ingresso della vostra cartolina. Quindi in mano la vostra cartolina. Buonasera a tutti. I 10 minuti di ritardo sono colpa di tutti e due, perché succede così fra vecchi amici: quando ci si trova poi ci sono 1000 cose da dire e uno non guarda l'orologio. Poi abbiamo guardato e subito siamo venuti qui, ma c'erano alcune cose davvero importanti, che sono importanti, credo, non semplicemente perché siamo amici, ma sono importanti per la Chiesa, e credo tutti noi siamo qui, ognuno nel suo ruolo, a credere che, no, innanzitutto a dire che questa Chiesa la amiamo davvero, e proprio perché la amiamo la vogliamo un po' migliore, e allora sta roba ci appassiona, credo tutti e due, no? Da tanti anni. E quindi era per questo, quindi chiediamo scusa del ritardo, ma è giustificato, questa è buona giustificazione. E, ok, la cosa importante è lasciare la parola a lui, ma mi premeva questa sera fermarci 3 minuti sulla cartolina dell'urlo. Io credo che molti di voi che siete legati a parrocchie o a gruppi, ovviamente associazioni, ne avrete già sentito parlare. Mi permetto di dire una parola anch'io. Siamo in sinodo e una delle cose fondamentali di questo anno per tutta l'Italia è provare come Chiesa ad ascoltare fuori dai nostri giri. Questa è la grande sfida, una delle tre, sono 3 cantieri, ma la prima è questo: provare ad ascoltare fuori dai nostri giri. È sicuramente molto difficile. E allora, come diocesi di Pinerolo, come chiesa di Pinerolo, abbiamo pensato questo, di
provare a, appunto, a fare questa cartolina che è uno spunto, un aiuto, e di chiedere a chi è dentro i nostri giri, e voi credo, guardando le vostre facce, siete dentro i nostri giri per mille ragioni, perché impegnati in una cosa o nell'altra, perché insomma frequentate, di chiedere a gente come voi una cosa, e cioè di prendere questa cartolina e di andare a incontrare una persona che conoscete, o che addirittura è vostro amico, o è, insomma, che conoscete e che non frequenta, o che addirittura non crede, o che comunque non gira assolutamente nei nostri giri, e di passare un'ora con lui, con la scusa della cartolina, che è l'urlo, ma insomma non sto a spiegarvi l'urlo, e cianciare un po', almeno un'ora, ecco, dedicare un'ora della vostra vita a questa persona, e con questa persona cianciare un po', a partire da quelle domande che non ho detto che proprio deve essere specifiche, ma lasciandoci provocare insieme da quelle domande che sono sul retro della cartolina, che dicono cos'è che ti fa urlare in questo tempo, cioè cos'è che ti sta pesando, cos'è che vorresti urlare alla Chiesa, cos'è che non ti va di questa Chiesa, cos'è che vorresti proporre alla Chiesa e cosa potremmo fare insieme in questa nostra situazione. Io credo che sarebbe una gran bella esperienza. Poi la cosa importante sarebbe riuscire a ritornare e parlarne insieme, ma credo nelle parrocchie, no? Questo è ciò che vi viene proposto, di fare questo con una persona, se poi lo fate con due o con tre, tutto è guadagnato. E poi la cosa bella è magari nel mese di gennaio, dopo aver fatto queste esperienze, trovarvi in gruppettini, nelle vostre parrocchie o nei gruppi, movimenti, associazioni, e raccontarne cosa hai provato, cosa hai sentito. E questa è la Chiesa che vorremmo costruire, una Chiesa che è umile, non ha la verità in tasca tutta lei. Noi abbiamo incontrato la verità, ma non ce l'abbiamo in tasca, sono due cose un po' diverse. Abbiamo bisogno anche di imparare, di ascoltare, di incontrare con umiltà, di condividere. E quindi se lo farete, io credo che sarà un regalo per la Chiesa di Pinerolo, molto importante. Ed è anche un modo di vivere la mistica dell'incontro. Perché sapete, Papa Francesco, nel Vangelii Gaudium 87, 90, 91, 92, eccetera, 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 in Fratelli in vari punti, e dice a un certo punto una cosa molto bella, dice: quando tu esci e vai a incontrare una persona che è proprio fuori dal tuo giro, la sai una cosa? Gesù Cristo c'era già da mo' là, molto prima che tu ci arrivi. E tu impara a fare un atto di fede. Quando vai là, vai per incontrare il Signore, che è già allora là, fuori dalla nostra chiesa. Lo dice con parole un po' diverse, ma sostanzialmente, professore, sono abbastanza a posto. Sapete che questo è molto bello, e questo è molto bello, e quindi magari la prossima volta poi vi leggo il passo, perché non vorrei mai che voi dite: ma chissà se questo dice cose curve. No, è proprio scritto preciso, e non l'ho portato stasera, ma ve lo porto la prossima volta. A me fa molto riflettere, che non vuol dire che allora a che serve la nostra chiesa, mamma mia, la nostra chiesa io la amo profondamente, ma noi non, come Chiesa, non abbiamo in tasca la verità. E soltanto se in modo umile e appassionato diventiamo quel che dobbiamo essere, dei discepoli, cioè di gente che va dietro alla verità, dei ricercatori della verità, disponibili a cercare con altri, forse saremo ancora credibili. È seria questa cosa, ma anche appassionante. E rientra nel tema della mistica dell'incontro, rientra nella mistica dell'incontro. Il Signore, dicevo nell'ordinazione dei tre nuovi sacerdoti che abbiamo avuto, e ringraziamo il cielo di questi tre nuovi sacerdoti, dicevo proprio questo, che Gesù è interessante nel Vangelo, il posto dove più sta è la strada.
Fa effetto, è nel Vangelo, è sempre per strada quello là. Poi ogni tanto anche al Tempio, ogni tanto anche nella sinagoga, ogni tanto. Ma per strada c'è sempre, sempre che sta andando su, sta venendo giù, uscendo da Gerico, entrando in Gerico, poi va nell'altro villaggio, scendeva dal nord al sud, si ferma al pozzo di Sicar. Interessante, molto bello. Forse dobbiamo imparare un po' questa cosa. Bene, ascoltiamo con piacere l'amico Marco. Non ripeto le scuse del ritardo perché sono state già ampiamente spiegate, ma veramente siamo fatti prendere da una mistica della chiacchierata d'amici ed eccoci qua. Questa sera vorrei proporvi, rinnovando il ricordo di Visi che ho imparato a riconoscere, tanti di voi sono qua, mi sembra addirittura per la quarta volta qualcuno, e per provare un esercizio di uscita nella rilettura dell'esperienza che invece ci è consueta come quella della liturgia. Ma iniziamo introducendoci. Avete un foglio sotto mano che non è ordinatissimo, ma è uno scheletro, quindi ci appoggeremo, che parte da alcune righe molto belle che nel 2020 il Papa ha scritto parlando di comunicazione. L'uomo non è solo l'unico essere che ha bisogno di abiti per coprire la propria vulnerabilità, ma è anche l'unico che ha bisogno di raccontarsi, di rivestirsi di storie per custodire la propria vita. Non tessiamo solo abiti, ma anche racconti. Infatti, la capacità umana di tessere conduce sia ai tessuti che ai testi. Il gioco è tra tessere e testi. È molto interessante e ci dice questo. Guardandovi, voi guardando noi, come siete vestiti questa sera, avete coperto il vostro corpo, ma in realtà rivelate anche molto di voi, il viso, la stanchezza, ma anche come usiamo vestirci, copre e scopre. Allo stesso modo, questa sera racconteremo solo delle storie, però il raccontare delle storie è qualcosa di molto affascinante e profondo. Facciamo un esempio, si avvicina la festa dei santi e il ricordo di tutti i defunti, che sapete sono un'invenzione tutta recente. Allora, fino all'Ottocento il ricordo di tutti i santi, la solennità di ogni santi, era dove è ancora per gli ortodossi oggi, cioè la domenica dopo la Pentecoste. La logica è molto chiara, no? La liturgia antica diceva il frutto dello spirito è che diventano santi quelli che non escono mai da un monastero e quelli che vanno in una terra lontana, delle donne fortissime e delle donne timide. Quindi, come la pioggia, è un discorso molto bello di un padre della Chiesa, cade su tutte le piante e tutte le piante con la stessa pioggia diventano diverse, così ogni santi si celebra dopo la Pentecoste. Nell'Ottocento i monaci, francesi prima e poi il Papa, lo sposta in autunno perché ha bisogno di una festa che porti luce, essendo la spiritualità della morte troppo difficile da contrastare con le prediche e si vince con il rito. E allora spostano tutti i santi, che è una festa di speranza, lì dove le nostre popolazioni celebravano la vittoria della morte e del buio. Per cui io penso che a parte tutte le polemiche che grazie al cielo abbiamo smesso di fare, quando le parrocchie americane organizzano la festa di Halloween, i siti italiani cattolici dicono che non è cattolico, è abbastanza schizofrenico, ma sarebbe bello sentire che tra noi cattolici la sera dell'1 del 2 le castagne e il rosario e la vista ai cimiteri, quindi il profumo e il gusto, diventano il racconto, guarda che baffi aveva il nonno o il bisnonno, e tu vieni da queste persone qua. E per i bimbi è fondamentale il raccontato, diventano curiosissimi, no? Molto curiosi. No? E lo rielaborano sentendo che il loro vestito è anche un racconto, dice il Papa. Allora, pronti? Questa sera parliamo di mistica legata alla liturgia, che
è un rapporto difficile, però a partire da questo, io ho paura che questo incipit l'abbiano già usato ma non ho avuto tempo a controllare e forse lo userà anche qualcun altro, ma è troppo facile. E dire parliamo di una parola che sarebbe meglio capire bene, allora andiamo a cercare sul vocabolario, forse qualcuno l'ha già fatto, però lo facciamo di nuovo, tanto dura 20 secondi. Tre cani, mistica, l'esperienza spirituale condotta attraverso l'approfondita conoscenza e la contemplazione del divino, per mezzo della quale l'anima raggiunge la sua massima perfezione, anche la dottrina relativa a tale possibilità e la letteratura in cui si trova espressa tale esperienza. I vocabolari sono proprio affascinanti, no? Come parlano, non tanto, però sono riferiti. Che cos'è la mistica? La mistica è quindi un'esperienza umana sorprendente che lo spirito umano ha prodotto quasi tutte le culture. La parola mistica viene da un verbo bellissimo greco, muo, che è il verbo del mistero, che e quella cosa noi diciamo in italiano che ti lascia a bocca aperta. In greco, ahimè, muo vuol dire restare a bocca chiusa, perché noi italiani parliamo anche davanti al mistero. Invece l'uomo antico, muo, vuol dire la mistica, quindi è ciò che ti toglie la parola, ciò che ti toglie la parola. Dopo proviamo a ragionare, Ti toglie la parola e in realtà è anche ciò, mistico, muo, che è possibile vivere solo se qualcuno ti ha insegnato un'iniziazione. I misteri in greco sarebbero quelle pratiche segrete che nessuno deve rivelare agli altri, ma che tu riesci a vivere se qualcuno ti ha fatto da maestro tramite un arcano che ti ha svelato. Pensate che noia le nostre liturgie in cui tutto è spiegato, no? Alla grandissima, voi non vedete l'ora di andare e noi vi spieghiamo che l'acqua vuol dire purificazione, perché non lo sa nessuno che l'acqua vuol dire purificazione, noi siamo esiliati. E invece la mistica e il gesto liturgico partono piuttosto da qualcosa che non si spiegava assolutamente, a meno che ci fosse un momento riservatissimo per spiegare, un'iniziazione. E allora proviamo a entrare nel nostro tema. Vi chiedo per favore di darmi pazienza 3 minuti, perché ora entriamo e ci rovesciamo con un carpiato triplo da un'altra parte, ma prima abbiamo bisogno di capire la parola. A che cosa nella mia vita sono stato iniziato? Non penso a niente, io non ho mica fatto parte di un club massonico che mi hanno dato prima. E no, invece proviamo a intendere questo verbo in un altro modo, cioè se nessuno ti ha iniziato, devi essere cosciente del fatto che tu non saresti neanche in grado di tenerti pulito alla toilette. È vero? Per togliere il pannolino ai bambini e mandarli all'asilo non è facilissimo, no? Devi iniziarli. Guarda che si fa così, quando senti arrivare devi riconoscere, ma non solo quello, I bambini, i ragazzi, ai campi scuola mangiano solo la pasta asciutta, la bistecca e le patatine, e la pasta asciutta in bianco, perché sennò è rossa. Le carote sono un colore arancione impressionante. Perché? Perché in un tempo che ha la cucina in tutti i programmi, ed è anche una bella cosa, se non c'è qualcuno che ti ha insegnato che l'aspro del gorgonzola è affascinante, tu non lo vuoi assaggiare, il formaggio fa schifo, puzza di piedi, ti dicono. Non è puzza, è profumo, però ci vuole qualcuno che ti tiene la mano e ti dice il broccolo è figo. Perché avete presente l'espressione dei bimbi piccoli quando la prima volta assaggiano qualcosa, quella faccia straordinaria? E lì c'è bisogno dell'iniziazione, perché se tu non hai l'iniziatore, quella faccia lì rimane tutta la vita. E tu non ami il vino, tu cerchi l'alcol. L'alcol fa schifo come gusto, l'alcol fa veramente schifo. Avete mai assaggiato l'alcol puro? Imbevibile. Infatti hanno inventato i soft drinks con il gusto di frutta, che hanno una gradazione alcolica, che altrimenti farebbe schifo come il fumo, no? Ma tu, se non hai avuto un maestro, cerchi l'ebbrezza che poi ti porta a qualcosa di pericoloso, ma non hai mai imparato a distinguere un dolce da un aggressivo, fino a quei vini che sono così cari perché ricordano l'odore del pollaio in cui c'è la merda di gallina.
si chiama così in francese, mer de poule, così il profumo del vino, incredibile. Però è ricercatissimo se tu sei stato iniziato. No, la prima domanda potrebbe essere: chi è che ti ha iniziato a qualcosa? Suonare uno strumento? Ci vuole un'iniziazione. Amare la montagna? Do, quando arriviamo? Terza curva. Dai in fondo. Fare la fatica della fedeltà agli amici. Io non parlo più. Non sai cosa ti perdi. L'iniziazione. Quindi la seconda potrebbe diventare: siamo ancora capaci di iniziare qualcuno al gusto, al ritmo veglia, sonno, lettura, natura. Quest'anno la formazione dei preti nella provincia di Cuneo sarà dedicata alla dipendenza dei preti dai cellulari. Questo è un problema. Perché non sa chi mai. Il funerale ti arriva persino quando vai a trovare la mamma un'ora alla settimana. Da lì in giù, ecco. Però l'iniziazione a impegno, sospendere l'impegno, non è una cosa facile con i ragazzini, ma neanche con noi stessi. Terza domanda, e poi partiamo davvero. Ci sono delle esperienze, se per mistica vuol dire ciò che mi ha chiuso la bocca, mi ha tolto le parole, che mi ha tolto i racconti che io ho fatto, possiamo pensare almeno a due grandi ambiti: l'esperienza del perdere qualcuno, non immediatamente va bene, viene tutta la gente, ti racconta delle cose, persino emozionante, nel dolore, dopo un mese toglie la parola, no? Oppure nell'esaltazione, un innamoramento, toglie la parola di prima. Allora vi chiedo per favore, facciamo un istante di silenzio, poi come attivazione che poi porteremo a un po' di approfondimento, rendiamo problematico questo. La prima domanda è: trovo una cosa in cui realmente sono stato educato, iniziato, qualcuno l'ha fatto. Secondo, provo a vedere se nella mia esistenza, ciascuno di voi ha passato i 18 anni da qualche giorno, è già stato a contatto, siamo stati a contatto con dei piccoli, ho insegnato qualcosa a qualcuno? O non, no? Cosa? E la terza, provo a individuare un'esperienza che mi ha tolto le parole. È stata mistica. E da tutte queste leggerissime domande avete 3 minuti. Facciamo 2, via. Proviamo a scrivere qualche parola. Adesso con voi, credo che sia un esercizio che mi ha... la cosa più interessante che ho vissuto nell'anno scorso, quindi una cosa che non volevo fare, non ho voluto fare, e mi ha molto arricchito, e ho presentato questo, e sarà una cosa su cui lavorerò a Parigi nel corso che tengo. Quindi quello che provo a fare adesso in 40 minuti lo farò in 6 mesi dopo. Quindi mi dispiace per... Evidentemente facciamo la parte che non ci chiede troppo lavoro, ma c'è della serietà dietro, perché viene dal racconto di tante donne e uomini che mi hanno sorpreso. E quello che vorrei proporvi insieme adesso è di immaginare qual è l'esperienza della liturgia del rito che fanno le persone con disabilità. Noi dobbiamo parlare di liturgia, questo è il tema che mi è stato chiesto, è anche un po' l'unica canzone che so suonare. Però è questo un esercizio di mistica, di estraniazione, che è stato sorprendente per me. Dall'anno scorso non celebro più allo stesso modo e sono contento di condividerlo. Quindi cominciamo, perché è un mondo interessante. Che cosa è normale? Niente. Chi è normale? Nessuno. Quando si è feriti dalla diversità, la prima reazione non è di accettarla, ma di negarla. E lo si fa cominciando a negare la normalità. Tutto diventa eccezione e il bisogno della norma. Allontanato dalla porta, si riaffaccia ancora più temibile alla finestra. Si finisce così per rafforzarlo, come un virus reso invulnerabile dalle cure per sopprimerlo. Non è negando le differenze che lo si combatte, ma modificando l'immagine della norma. Non so se qualcuno di voi conosce questo romanzo bellissimo, Nati due volte, la storia di un papà che cerca la sua via dopo che gli nasce un figlio disabile. È molto bello, veramente carino. È duro,
che è significativo. Disse un bravo vescovo il primo giorno del suo lavoro nella diocesi: una chiesa che non accoglie i giovani non accoglie nessuno. Però i giovani non sono polemici verso la chiesa, non lo sono più. Sono a un stadio molto ulteriore, sono semplicemente indifferenti. Non esistiamo. E quando però, per affetto, per pena, no? Gli dicono le cose che ritengono assolutamente incomprensibili e inaccettabili, le cose che emergono sono principalmente sempre le stesse. Primo, ed è verissimo, non avete un vocabolario ascoltabile per l'omoaffettività. Se tanto una delle nostre famiglie conosce questa esperienza, se qualcuno dice io mamma sto con una ragazza e non è un maschio, noi non sappiamo cosa dire. Perché poi se per caso diamo in mano a queste persone i documenti della Chiesa Cattolica, si scandalizzano. Ma non perché uno debba dare ragione a tutti, ma perché il linguaggio con cui sono scritti questi documenti, dove questo male intrinsecamente inaccettabile per un giovane, questo non capisco neanche cosa vuol dire, e quando lo capisci è peggio. Secondo tema, il ruolo della donna. Qual è il motivo per cui a presiedere un'assemblea deve essere un corpo maschio? Ma perché in tradizione abbiamo fatto sempre così. Infatti le chiese hanno sempre avuto riscaldamento. No, beh, questo è un esempio stupido, ma va bene, la tradizione è appunto un dato interessante che non ha contenuto tutto quello che poi è avvenuto. Ma perché Gesù era un maschio e il prete rappresenta Gesù? Sì, ma è anche molto diverso da Gesù, più diverso che uguale. La simbolicità maschile è davvero così vincolante rispetto ad altri valori? Questo tema non è laterale. Il potere. Vogliamo il clericalismo per i giovani. Tutte queste cose, soprattutto la cosa più importante, il fatto che peggio di noi stanno tutte le istituzioni. Impegnarsi in un partito, un giovane, come dire, guarda, sulla luna il più possibile. Tutto ciò che è istituzione, e noi lo siamo, è semplicemente inascoltabile. Per questo, ecco, l'esercizio di metterci fuori non è mica un esercizio che possiamo rimandare, dobbiamo farlo. È una mistica che tra l'altro lo vedrete tra 25 minuti circa, perché dice, caspita, questo è mio, non è solo della persona autistica, è mio. Insieme al fatto, finalmente, devo fare una confessione, se io non fossi prete non saprei dove andare a messa. Vabbè, scusate la battuta. finalmente uscire dalla lunga stagione, adesso dico una parolaccia, platonica, secondo la quale l'importante è il concetto e non l'avvenimento, il corpo, l'emozione, e quindi la liturgia è un fiume di tante parole, principalmente tante parole. Allora, se dal punto di vista di quello che noi ricerchiamo e ci tiene in piedi questo modello non è più sostenibile, nella nostra liturgia c'è ancora un'esperienza platonica, dove la cosa più importante che può avvenire nella liturgia, se tutto va bene, è immergersi in un concetto che mi dà forza, mi consola. Questa è un'esperienza che non ha niente a che fare con un'azione. E in questo... un'azione in cui ciò che sta al centro non sono allegorie, spiegazioni, concetti, ma piuttosto azioni, atti che dentro non si lasciano spiegare fino in fondo, ma mi attraggono. Provate un po' a immaginare una persona autistica che il concetto astratto non ce l'avrà mai, come può fare a celebrare qualcosa? Terzo punto. Per questo, e uso le parole di Papa Francesco che dopo leggo, i nostri fratelli e sorelle con disabilità hanno nei nostri confronti
una missione protagonista di profeti, cioè di coloro che devono parlare a nome di Dio, perché, e lo approfondiremo, loro come noi non sono degli individui, ma ancora più chiaramente di noi, una persona con disabilità si porta indietro un universo. Se una mamma con un bambino autistico, il papà, il fratello, la fidanzata del fratello, l'educatrice che sta con lui, la vicina di casa, vede avvenire qualcosa, tu non hai portato il Vangelo a una persona sola, ma a un universo. E noi è la stessa cosa. Scandalizza un bambino. 266.000 abusi nella chiesa francese, ancora non sappiamo in Italia, non vuol dire 266.000 persone che hanno lasciato la chiesa cattolica, ma cosa hanno fatto i loro mariti, mogli, figli, padri? Appunto, andiamo avanti. Per cui ascoltare, lo faremo adesso, 20 minuti, 5 minuti per parte, delle sorelle e dei fratelli con disabilità. È un esercizio che ora vedrete, porta dei frutti, ma in realtà ci riguarderà tutti. In Italia ci sono 6 milioni di sordi. Sordi no, con gravi difficoltà uditive, perché l'età è avanzata. Un giorno lo diventeremo probabilmente tutti. Qualche forma di limite fisico che abbiamo già diventerà ancora più evidente. Per cui quanto stiamo facendo è in realtà qualcosa che ci riguarda molto più di quanto crediamo. Il Papa, durante il Giubileo della Misericordia, ha celebrato una giornata di ascolto con queste persone, perché la scuola italiana e la conferenza episcopale dei vescovi italiani è molto più sensibile di altri in Europa, e c'è un ufficio che lavora in modo spettacolare. Se non conoscete Suor Veronica, che ne è la responsabile, conviene una volta invitarla e vi divertirete moltissimo. È venuta, allora avete già fatto. E il Papa ha detto, una ragazza gli ha detto: a me è capitato che non mi hanno dato la comunione autistica quando dovevo fare la prima comunione. Lei cosa dice al parroco? E il Papa era in difficoltà e ha detto questa frase: penso a un sacerdote che non accoglie tutti, chiuda la porta della chiesa per favore, o tutti o nessuno. Ma questo principio portato in tutti i campi diventa un po' più complicato, però si comprende. Allora, un ascolto molto prolungato delle famiglie, delle persone e dei circoli attorno alle persone con disabilità hanno individuato 4 problemi che impediscono loro di celebrare bene i battesimi, i matrimoni, la celebrazione della penitenza, l'Eucaristia. Il primo, non ci si sente a casa. Secondo, lo spazio non si lascia amare. Il terzo, questo non l'hanno detto loro così, ma lo diciamo noi, la disarmonia del ritmo celebrativo, mi perdo. Il quarto, l'insufficienza dei codici attivati. Non girate ancora la pagina? Sono certo che, scusate, le espressioni degli ultimi due sono un po' tecniche, ma poi le spieghiamo. E nessuno di noi può dire che questi sono problemi solo per gli altri. Non sempre. Arrivando in una comunità cristiana ci siamo sentiti a casa. Non sempre. Qualche volta. Una. Non tanto. Seconda, che lo spazio sia uno spazio in cui ho voglia di tornare, che mi affascina, che mi attrae. Non tanto. Tre, che il ritmo non mi abbia annoiato o non mi abbia agitato. In continuazione, l'ultimo, che sia principalmente una lunga chiacchierata. Eh sì, è proprio così. Allora, e così possiamo girare la pagina, lavoriamo, perché l'ascolto delle persone con disabilità, quindi un'esperienza che è un po', se esistesse la parola normale di quel tipo, in realtà ci restituisce una cosa alla fine della quale diremmo: anch'io vivo questo. Quando, per tornare alla citazione di Dunderio, quando uno lavora bene e i giovani vanno volentieri a una celebrazione, la volta dopo è pieno così di adulti. Perché non è vero che ciò che piace a loro piace solo a loro. Quando le celebrazioni per i giovani sono affascinanti e vanno bene, si riempiono da adulti.
vuol dire che anche gli adulti hanno gli stessi problemi dei giovani, solo che sono più pazienti e vengono lo stesso alle messe noiose. Prima cosa, non ci si sente a casa. Quando ho letto questa pagina del Cardinal Martini sono rimasto senza parole. Cardinal Martini, nella cattedra dei non credenti, un giorno racconta di un momento di sconforto, di scoraggiamento che ha provato tornando in macchina da un incontro in una parrocchia. Tornava, un altro guidava, lui era dietro e racconta che a un certo punto ha avuto paura, ha avuto terrore. E sentite di cosa? Sentivo questo peso insopportabile senza riuscire a trovare un ordine, un senso, un modo di tenere in mano una simile marea di problemi. E mi prendeva un senso di impotenza, quasi fossi vinto e schiacciato da un senso di impotenza debordante, eccessivo, che si faceva beffe di me. Sapete cosa gli era capitato? Guardando le case, tardi, vedeva le luci accese e spente e pensava, magari laggiù c'è qualcuno che sta picchiando una donna, o laggiù qualche abuso, o là una persona sola che non sa come fare. E gli è venuto questa desolazione in cuore, a volte capita a tutti, che ti prende un pensiero, ti fa malissimo, di guardare la città come luogo che dentro nasconde infinite infelicità. E da uomo sensibile ha sentito un dolore che non riusciva a portare. No? Sarebbe interessante provare a guardare la città anche così, come le cose che non si vedono. Allora, la liturgia come luogo dove invece si fa un'esperienza diversa. Il Messale della Chiesa Cattolica dice che la celebrazione inizia quando il popolo è radunato. Quindi una celebrazione che inizia in un territorio senza aver fatto tutto il necessario per invitare le persone con disabilità non è una celebrazione cristiana. Cosa vuol dire? Nella mia parrocchia non ci sono i disabili, dice il parroco. La catechista dice, noi non ne abbiamo qua. Vabbè. Provo a confrontare l'elenco delle persone che vengono al catechismo con quelle che sono nella scuola elementare, dove i disabili sono tanti. Perché non vengono? Perché non sono cristiani magari le loro famiglie. Proviamo. Vai a casa e le persone ti dicono, ma cosa vengo a disturbare? È già così pesante quello che vive a scuola, chi sta accanto, non oso chiedere all'educatrice di venire anche al catechismo. Poi anche per voi magari è pericoloso, o forse non sapete come fare, non avrei il tempo di insegnarvi, non tempo. Però non vuol dire che non sarebbero venuti. Soprattutto perché magari puoi anche fare l'esperienza una volta di andare a casa e dire alla mamma, al bambino, facciamo un esempio, con autismo importante. No, desideriamo che Federico faccia la prima comunione con i suoi amici. Lei si mette a piangere, anche il papà, va bene, però la domenica mattina cosa fai? Quando la mamma di Federico viene con Federico? Vieni, si siede dove vuoi, Deve essere qualcuno alla porta che dice ciao, grazie che hai accettato l'invito, quasi che avevo paura. Vieni, mettiti qui. Ma qui dove? A me colpisce tanto, Questa attenzione qui è meravigliosa, so che la perderete, tra un po' qualcuno è già crollato, ma grazie. Ma durante la celebrazione, se uno laggiù, non ci conosciamo, ma ti auguro una buona serata, mettiamo che lei si metta a urlare, o si metta a tossire in modo eccezionale, no, qualsiasi cosa, o un bambino a piangere, è interessante che le persone sono così prese dall'omelia e dalla preghiera eucaristica che tu vedi l'80% dei visi così. La mamma di un bambino autistico ti dice, quegli sguardi mi fanno malissimo, vorrei sparire, tanto anche voi avete avuto bambini piccoli in braccio che a metà hanno cominciato a fare un urlo, e la gente si gira e tu dici, buona giornata anche a voi. Quegli sguardi dicono due cose, a me dicono che quelli si sentono come quando alle medie suonava entrava il bidello a portare la pizza e diceva, oh, meno male che smettiamo, è una noiosissima sta roba, mercoledì viene a rappresentare, va bene, qualsiasi cosa pur di sospendere, e tutto così. Segno che allora non erano attivi, non erano dentro. La seconda cosa dice all'altra persona, tu chi sei? Cosa sta capitando? Tu chi sei? No? Nella mia parrocchia c'è un bimbo autistico,
che si chiama Maurizio, che mi lascia 6-7 minuti d'omelia, poi comincia a dire e beh, anche la parrocchia ride al primo e beh, e io chiudo perché tanto è finita, se non gli becco proprio l'esagente. Ma quello diventa familiare e diventa affettivo perché è diventato parte della comunità. La prima volta nessuno ha riso, ma tutti hanno detto, ma chi è quella? Ah, sta in quel lì, cominciano le cose. Quindi, secondo punto, quali, se non mi sento a casa in questa condizione, qual è il modo in cui la nostra comunità può lavorare per cominciare l'Eucaristia quando tutto il popolo è radunato? Tutto il popolo è radunato. E qui allora ci ribaltiamo noi sulla questione, veramente abbiamo perso un'occasione d'oro, perché serviva dare il gel, ma tutti abbiamo sentito che la persona alla porta stava facendo qualcosa di diverso, l'alpino o chi dava il gel in realtà era già parte della celebrazione, abitava una soglia, adesso l'abbiamo già persa quasi dappertutto perché era faticosa, però era interessante. Non ci si sente a casa. Secondo, celebriamo in spazi che non si lasciano amare. Che cos'è uno spazio rituale? Uno spazio rituale è un luogo che intrattiene un rapporto ancestrale con la memoria. Ma quante parolacce! No, adesso arriviamo a qualcosa di interessante. Che attraverso la mediazione delle forme, degli oggetti, delle disposizioni rituali, ha il potere di raggiungere in noi la memoria nascosta degli eventi primigeni legati a transizioni fondanti. Che esagerazione! Allora, torniamo a sorelle e fratelli che incontrano nel loro corpo una disabilità. Cos'è uno spazio che posso amare? È anzitutto uno spazio accessibile, dove non ci sono delle barriere. Ma questo è facilissimo, eh? Anzi, è difficile, ma non è poi il punto. Anzitutto perché uno spazio che sia accessibile a ogni disabilità è complicatissimo. Chi ha bisogno di avere con la sedia a rotelle degli spazi vuoti, in realtà costruisce uno spazio in cui le persone non vedenti non possono andare. Che un non vedente in uno spazio vuoto dove va? Il non vedente invece ha bisogno di spazi delimitati. Per cui è uno spazio che si costruisce tutti insieme. E le case, è interessante quando vai a casa, eh? Le case delle persone con disabilità sono istruttive, molto istruttive. Mentre il nostro spazio, intendendo la disabilità come tutto il coro dei limiti umani, il nostro spazio religioso come ci accoglie? Sentite quanti cartelloni ci sono e manifesti alla porta della vostra parrocchia. Interessante. Andate per favore a guardare su Google come è stata fatta la sede della Apple a Milano, l'Apple Store a Milano. Oh, guardate, è bellissima, eh? È bellissima. Dentro non si vede, arrivi sulla piazza non si vede niente, si vede una grande cascata che è su un tubo di vetro, il battesimo. Poi entri, le scale, è tutto, non c'è un manifesto, eh? Tutto è nella pietra del luogo, cioè entri nel cuore della terra, e sotto c'è l'aula liturgica con dei tavoli dove i sacerdoti ti vengono incontro vestiti allo stesso modo e ti chiamano per nome. Ciao Marco, come stai? Ho visto che guardi questo, e non ci sono normalmente grosse spiegazioni, ma ci sono esperienze. Schiaccia, prova, visto che come va veloce. Dall'altra parte, nell'angolo dell'Eco Store di Milano, infatti ha vinto un premio per l'architettura, c'è il luogo della liturgia della parola, dove c'è veramente un ambone e si possono ascoltare delle spiegazioni per usare dei prodotti in un modo significativo, che non trovi altrove le spiegazioni. Solo se le vuoi e ti siedi lì. Non c'è la cassa, non si paga. Si paga con un click dove vuoi, anche dal tuo cellulare, dalla scheda, ma uno tira fuori una cosa che sembra, una macchina fotografica, ma non sembra assolutamente una cassa. E tu fai un'esperienza dal battesimo fino alla liturgia della parola e alla tavola dell'Eucaristia, in cui hai lasciato lì 2.500 euro e sei felice di averlo fatto. Sono più ricco io adesso. E sono uscito con questa cosa, ma quel negozio lì
ti accoglie con una fortissima simbologia ancestrale. E le nostre sono chiese pensate così, ma in mano a noi barbari. Metti lì che c'era Castagnato del Catechismo, che in effetti ognuno di noi, quando ha avuto un lutto o una cosa che quel giorno lo preoccupa, non vede l'ora di sapere delle castagne del Catechismo quando entra in chiesa. No, l'ambiente deve essere semplice. Noi non abbiamo i soldi della Apple, però semplice e improvvisato e sporco non sono sinonimi. L'odore di muffa, la simbologia, non un quadro di fronte al quale ti emozioni, perché è congelato lì dal 700 tutto quanto. Non abbiamo avuto il tempo, neanche le belle arti che ce lo permettono più di tanto, di immaginare. Però questo invece dovrebbe essere necessario, uno spazio in cui si possa fare un'esperienza che voglio ripetere. Non è facile, ma ambiti dove spazi sgombri, puliti, chi ha bisogno di sentire forte possa farlo con la tecnologia a disposizione, e chi soffre di problemi dello spettro autistico possa leggere gli spazi senza perdersi. Prendete per favore nella cartellina questo foglio particolare, vedo qualche maestra che annuisce. Il titolo ci farà fare adesso un'esperienza immersiva dal punto di vista rituale. Adesso pregheremo il Padre Nostro in CAA, comunicazione alternativa aumentativa. Ho tradotto una parte del libretto dei canti che usiamo con la cantoria dei bambini, così mi ha lasciato, non l'ho inventato io, è la suora che l'ha fatto, io l'ho copiato, ma è interessante perché i nostri canti dimostrano il vuoto dei loro testi quando tu smetti di sentirli così e guardi il concetto del Padre Nostro, invece non è vuoto. Guardate, leggo io e voi leggete le immagini. Il verbo è quello giusto, leggete le immagini. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Qualcuno mi aiuta? Che esperienza abbiamo fatto? Che cosa vi ha colpito? Infastidito? Non tutti insieme, per non insieme. Questo sapete che non è un linguaggio che ho inventato io, eh? C'è un sito scientifico dell'Università di Navarra dove tu metti un testo, funziona anche in italiano, e ti dà la traduzione in questo linguaggio, e i libri scolastici, alcuni traducono alcune pagine così, perché questo è un testo leggibile per le persone con disabilità intellettiva. Una persona con forte disabilità intellettiva può leggere questo testo, ma anche tu l'hai letto. Allora, aiutatevi, una cosa che ci ha colpito. Ogni parola è un'esperienza. Grazie. Ogni parola è un'esperienza. Non c'è astrazione. Avete notato? Tuo, nostro, non è astratto, eh? Poi? Venga il tuo
venga il tuo regno. È tutto in una vignetta. Questi triangoli verdi con il pallino nero non mi comunicano niente. Sì, 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 perché le congiunzioni sono difficili, le preposizioni e le congiunzioni sono difficilissime da tradurre in concreto. Perché è troppo giovane per me, Dio ti vede anche nel cesso. Sì, sì, no, però non è collegato a Dio, però vedi che, no, però, che, sì. Che sarebbe che questo aspetto, un triangolino che continua, quindi sarebbe l'esperienza di qualcosa che ti viene continua. Io non capisco, volontà. Volontà, bello questo, bravissima. Volontà, vedete che c'è uno che dice all'altro vai di là, e l'altro lo fa. Sia che io vada dove tu mi dici di andare. Ah, una traduzione, tutte le traduzioni, infatti è la traduzione vecchia, vedete che il testo greco non dice quello, ma non dice neanche non ci indurre in tentazione. Una traduzione. Allora, e dopo lo... I debitori annullati, i nostri debitori. Stavo dicendo. Stavo dicendo, allora perfetto. I nostri debitori, non, nessuno è contato tra quelli che ci deve qualcosa. Debitore, no? Debitore è un'espressione molto difficile da tradurre. Debiti con il cuore. Eh sì, i debiti, qualcosa che ti pesa nel cuore, che c'è. Vi faccio questa confidenza, mi sono molto emozionato e mi ha causato anche delle cose, dei sensi di colpa, il progetto seguito per la confessione delle persone con disabilità. Perché ho scoperto che noi abbiamo un pregiudizio, io ce l'ho, che pensare che le persone molto disabili, intellettive, siano degli angeli. Angeli che è poverino, no? E che peccato può avere una persona che non interagisce. Allora, quando invece... abbiamo fatto la formazione e c'era lo strumento per dire peccato, non è un mio peccato, e un bimbo fortemente autistico, non verbale, della mia parrocchia, ha vissuto la prima confessione con quello, non finiva più di dirmi i peccati. Il suo senso di colpa era grosso così. E mi sono detto, ma sono tanti anni che per la confessione gli do una benedizione, gli dico Guido vai in pace, ma che vai in pace. Voleva, era pieno così di sensi di colpa. E allora questo aspetto qui della comunicazione, pensate a come sono astratte le nostre liturgie nei concetti e nella velocità che usano. Quanto tempo ci abbiamo messo a leggere il Padre Nostro? Era un ritmo innaturale. E vi ripeto, è provato una volta a mettere, poi giro l'indirizzo del sito, dovete controllare, perché l'Ave Maria non ve l'ho portata, perché il frutto del tuo seno c'è l'ananas e l'uva. Perché, sai, quello lo software è scemo, l'algoritmo fa quello che può, no? Devi tu controllare. Però la traduzione di un canto, il canto d'ingresso della messa, o il santo, quando tu lo canti guardando i disegni, lo leggi, ti fa fare un'esperienza. E poi ti accorgi che non è mai completa, devi migliorare sempre la traduzione. Senza questo cosa fai? Non fai neanche attenzione a quel che succede. Uno spazio e degli oggetti che siano capaci di parlarti. Capaci di parlarti. Terza esperienza. La disarmonia dei ritmi celebrativi. Rito, aritmetica, ritmo, arte. Tutte queste parole derivano dalla stessa radice antica artam, che vuol dire mettere in ordine. Così il rito diventa il linguaggio dell'innovazione, della creazione di nuovi mondi attraverso il paradossale meccanismo della ripetizione, basato sulla ritmica biologica del nostro corpo. Tanto di più materialistico diventa il supporto dello spirituale e della coscienza. Guardate, uno dei difetti della liturgia, diciamo, che è sempre uguale, sempre uguale, noiosa, ripetitiva. Quello è l'unico luogo virtuoso per le persone con disabilità. Cioè, il fatto che sia ripetitiva è fondamentale. Io abito da circa un anno, 5 giorni alla settimana, con un ragazzo down, Arletto, e con lui
lui, se possibile, verrebbe a tre messe al giorno. A me tre, lui viene a tutte e tre. Se c'è un funerale, salta di gioia. C'è un funerale, dopo, la famiglia. Lui viene a tutto, tutto. Allora preparavo una conferenza proprio su questo tema e gli ho detto al Carletto, scusa, ma scrivi perché ti piace venire a messa. E lui ha scritto tre cose, scrive solo in stampatello, no? Scrive tre cose, mi dà il foglio, dice, uno, faccio il chierichetto, lo so fare. Due, tutti mi guardano e mi conoscono. Tre, dopo la messa, Don Marco mi porta al bar. Io non credo che andassi a messa per altri motivi, ma sono sicuro. Metti la pizza prima di un incontro, perché si alza del 30% anche per gli adulti, il numero dei presenti, gli animali erano come siamo, no? È solo che Carletto lo dice. Allora siamo andati alla CEI a fare questa conferenza, erano due o tre vescovi, il cardinal Tolentino davanti, io faccio la parte concettuale e poi dico adesso un mio amico mi legge queste tre cose che poi le avevamo ricopiate, scritte grosse, lui che si è fatti i cacchi suoi tutta la conferenza giocando al cellulare, no? Si metti via. Arrivato il momento, ecco, accende il microfono e dice: in questo posto mi manca Don Luca, che è il mio confratello che abita con noi. Basta. Siamo andati a Roma, hanno preso l'aereo, ho detto partire quanto. È finita male. L'esperienza della persona con disabilità è impossibile se noi andiamo tutte le volte in un luogo diverso. Caspita, per accedere al salone devo passare di qui, l'ho imparato, se tutte le domeniche c'è una novità, ma io che non posso entrare. La persona con disabilità intellettiva deve trovare il suo posto e si metterà sempre lì, perché se no l'organo lo spaventa, la processione lo disturba e invece quella cosa lo affascina. Allora sta sempre lì e il fatto che ci siano più o meno le stesse persone è molto rassicurante. In realtà è una cosa adolescente. Sapete che sono gli adolescenti che dicono voglio una novità al giorno? E noi quelli siamo. Bisognerebbe imparare a capire che il respiro, il cuore, le relazioni, la notte e il giorno, riempirsi e svuotarsi dello stomaco e del corpo, è tutta roba che ha un ritmo. Ha un ritmo. Che cosa? Allora adesso un minuto sulla questione filosofica dell'avere un ritmo. Il ritmo è un ritorno, una ripetizione benedetta, oltre la retorica del nuovo. La ripetizione ha un legame profondo con la creatività. Il ritmo è fatto di attivazione e sospensione, accelerazioni e frenate, radunarsi e disperdersi, riposo e lavoro. Anno liturgico, venire alla luce, formarsi, andare, tornare e lasciare andare. Cioè, la questione non è che la liturgia è ripetitiva, ma è proprio che dentro questa ripetizione noi dobbiamo offrire e scoprire qualcosa che in realtà mi permette di rinnovarmi. Ma dalle cose più elementari. A volte, quando diciamo la messa è stata troppo lunga, guardate che non è questione di orologio, è questione di ritmo perso. Sempre così. Ciò che ci affascina, più è lungo, meglio è. Non è un problema. Ciò che invece non ci affascina è già lungo in partenza. Quindi l'esperienza non è fare prediche brevi. Certo, questo anche, va bene, è giusto. Ma non è neanche fare messe brevi, ma è questione di inscenare qualcosa che abbia un ritmo. Vi ricordate il 27 marzo 2000, il Papa da solo nella piazza San Pietro sotto la pioggia? Quella era una celebrazione, secondo me, storica. E quello è un furbone. Ma è un furbone. Veramente, veramente era un atto di seduzione, fatto con amore. Come le seduzioni belle che sanno fare, no? Per cui c'era una solitudine che tutti stavamo provando, tutti stavamo come lui, un uomo vecchio zoppicante sotto la pioggia senza l'ombrello. Pensate la stessa cosa con il segretario che gli tiene l'ombrello, no? Quello una volta mi bagno, non era prevista la pioggia evidentemente, però come mettere
interpreti, sì. Allora lì, evidentemente non si tratta di fare gli attori, per carità, si tratta però di sentire che l'azione non ha un contenuto da passare, ma è un vissuto, è un ritmo. È vero che è un po' generica, è generale quello che vi dico, però le persone con disabilità si perdono nei ritmi che non li prendono. Io. Quarta e ultima cosa, e poi le conclusioni, l'insufficienza dei codici attivati, cioè non è mistica la nostra liturgia, dicevamo, perché è principalmente, come sto facendo io, solo un parlato. Che cosa significa? Significa che invece nella liturgia cattolica ci sono l'80% delle cose che stanno nel compito della comunità che non facciamo mai. Quali sono questi 80%? Uno, l'accoglienza simbolica alla porta. La persona, l'architettura, i suoi simboli. Via sto ciarpame. Via sto ciarpame. Qual è l'obiettivo dei manifesti alla porta? Informare. È notorio che nell'epoca del digitale è il cartellone che informa la gente. Ma va, dai. Ma dai. E via sta roba. Secondo, programma musicale e terapeutico. Più importante del prete per una vera celebrazione del mistero è il coro ed è il musicista. Fondamentale. La musica è subito rito. Subito rito. Quando i bambini urlano a messa e le persone con disabilità affettiva, intellettiva urlano, se inizia il canto, tutto va a posto. Tutto va a posto. Perché la musica è molto più potente del concetto. E la musica è viva, ti porta, ti ricorda, ti snaggia, ti fa piangere, ti annoia, è un vissuto, sempre un vissuto. Solo che sulla musica ci vuole serietà. Non so, chi di voi è musicista, ha passato tante di quelle ore sullo strumento, più di me sul breviario, ma è la stessa fedeltà, altrimenti non sei un musicista. Allora ci si rende conto che non siamo all'altezza di fare la messa tutte le domeniche in tutti i tempi. E ci vuole una capacità che non si improvvisa. Strumenti che armonizzano e non spaventano. Testi resi visivi. Ho fatto un esempio. Corpi che si spostano, si girano, fulcri che cambiano. È interessante che il battistero, faccio solo un esempio, che è un luogo indispensabile per celebrare tanti sacramenti, sia sostituito da bacinelle, a volte non di plastica, ma dello stesso schifo di materiale, che sono poste altrove e quindi tutta l'assemblea rigida rimane sempre rigida. Provate a immaginare se noi facessimo i funerali come sono prescritti. Per cui l'ultimo gesto, che è così, il saluto con l'acqua battesimale al battistero. E quindi conduciamo la bara al battistero e lì la bagniamo, come è stato bagnato il bambino, perché è una rinascita, anche quella, e la profumiamo come è stato profumato il bambino. Ma l'incenso richiama il carisma del battesimo. Ma chi l'ha mai visto? Il matrimonio inizia al battistero, secondo il rito. Solo dove non si può, mai. Ma perché è vero? Perché il battistero, dopo concilio, non esiste più. Ma questa è una povertà, è un concetto. Infatti c'è gente che battezza sull'altare. Sei un figo. Come fai a fare un cortocircuito così? Però io non so dove siete stati battezzati voi, ma molto, molto probabilmente non in battistero, siete un po' più giovani. E invece, il fatto che ci sia un battistero dove si va nel tempo pasquale a iniziare la celebrazione, poi si viene per l'ascolto della parola di Dio, permetterebbe al corpo, nel cammino, di fare un rito. E per esempio, capire che la nostra comunità non è capace di camminare insieme in processione, che non lo fa mai. Siete già stati, non so se vi annoio, ma è interessante, l'ingresso in catecumenato. Siete mai stati a un rito di ingresso di un catecumeno, di un adulto? Inizia alla porta con, bellissimo, con la benedizione dei sensi, sei? Perché si benedice gli occhi e si dice che tu possa imparare a guardare il mondo come Gesù. La bocca. Possa imparare a parlare, a gustare come Gesù.
ascoltare, e poi il sesto sarebbero la forza, in modo che tu possa comportarti come Gesù. Si benedicono i sensi, che è il segno di croce su tutto il corpo, e se tu non chiami l'assemblea, la gente ti dà le spalle. È vero, perché si fa alla porta, la gente si siede lì, si alza e sente, però sta in piedi, dà le spalle. Giriamoci, per favore, così, perché non siamo abituati. Il corpo in chiesa sarebbe meglio che non ci fosse. Adesso il Papa ha allargato l'anno scorso i lettori e gli accoliti istituiti anche alle donne. Qualcuno ci ha fatto apparire degli articoli dicendo: ma se la donna è troppo formosa e bella non va bene. Ah sì, certo, sarebbe meglio non avessimo un corpo, allora. Perché tu, il prete con quella faccia lì da mezzo andato va bene sempre. Il corpo parla sempre, che non è una questione di bello o brutto, perché una persona troppo appariscente vive anche una bella maledizione, non è pur sempre una cosa bella. E una persona che non è attraente, ma poi diventa la tua persona amica, non lo vedi neanche più che non è attraente. Però è un corpo. E invece in liturgia il corpo sarebbe meglio non ci fosse. No? Sarebbe meglio non ci fosse. I codici attivabili e da attivare in ogni rito sono tantissimi. Per cui, davvero, arriviamo a delle conclusioni. Se uno fa con calma, e non so se sono stato in grado, l'ascolto delle persone con disabilità, nota che ciò che ostacola loro ostacola anche noi. Solo che noi ce lo siamo un po' dimenticati, perché con la volontà andiamo oltre. Mentre le persone che hanno qualche barriera in più, che non riescono ad andare oltre con la volontà, dicono: beh, io non posso venire alla messa tutte le domeniche. Non sta fermo, ma neanche io starei fermo 50 minuti, se potessi. Allora la conclusione. La fede non esiste prima del suo esprimersi nel corpo. Attraverso il suo corpo e attraverso le sue capacità comunicative, anche se impacciate e fragili, la persona disabile può giungere ad esprimere la sua fede. Anche per lei la fede non esiste prima del suo esprimersi attraverso il corpo che accede al rito, i suoi linguaggi. Se il mio corpo non esprime la mia fede, io non sono credente. E concludo provando a condurvi verso l'ultimo esercizio di immaginazione narrativa, che è quella di un corpo credente. Che cos'è un corpo credente? Un corpo credente, più che alla messa, è un corpo che si sveglia raccogliendo lo stupore di essere in vita. Devo andare al lavoro. Posso alzarmi con tutto il mio corpo. Il professore Andrea Grillo, che voi avete conosciuto le altre tre volte, quest'estate si è svegliato un mattino con un formicolio e alla sera non ha più camminato. Una malattia fulminante che l'ha reso quasi paralizzato, e adesso sta riprendendo con 2 o 3 mesi di fatica da soldato, no? E dall'altro ieri sta in piedi per la prima volta. Domani mattina ci alzeremo e la spiritualità credente ti insegna a dire: io ti lodo. E non è poco, ti lodo per il mio corpo, il corpo credente. Se non è nel corpo, la fede non esiste. Un corpo credente è un corpo che sa rivestirsi di vestiti e di parole, sapendo che questo copre, perché non sono a disposizione di tutti, ma anche mi rivela. E allora, come ti parlo, come ti saluto, come ti ascolto, dichiara tanto della tua fede. Come mi vesto, cosa ostento o cosa un po' cedo, parla tanto della tua fede. Ah sì, sì, sì. Un corpo credente è un corpo credente anche quando mangia, perché nel mangiare, questa è una relazione antichissima, nel mangiare si può prendere il cibo senza notarlo, oppure si può prendere il cibo con un profondo rispetto, che diventa gratitudine, ma con un profondo rispetto di chi l'ha preparato, del peso ecologico che ha il mio nutrimento, e anche di chi mi ha insegnato a vedere il bello in ciò che qualcuno vede come spaventoso. Il
corpo credente è un corpo che ha bisogno di lavorare e di stancarsi. Perché quando mi stanco, sono stanco morto, posso dire uffa, sono stanco, o posso dire oggi ho potuto spendere la mia vita per la mia vocazione. Ed era ciò che desideravo. Sono stanco morto e così dormirò. E va bene così. Perché il giorno che arrivo alla sera e non mi sono speso per niente, il mio corpo viene stanco, è un giorno maledetto e perso. Si può andare avanti, concludo con l'ultimo gesto che faremo dopo. Un corpo credente è un corpo che accoglie il riposo sapendo che non tutto è stato perfetto. Se fosse così, non esisterebbe Bruno Vespa. O l'alcol prima di dormire, o la pornografia e la droga. Perché tutto questo sta in chi ha bisogno di premiarsi per una giornata non felice. E allora si trattiene dall'affidarsi nell'atto di fede di dormire, che invece è tipico di un corpo che crede. Che dice, domani vivrò ancora. E poi vivrò per sempre in te. Non esiste la fede se non è nel corpo. Qui fa parte anche la parola. I nostri fratelli con disabilità ci mostrano fino a quando non saremo una comunità che celebra così, noi non saremo veramente popolo radunato per celebrare l'Eucaristia. Ringraziandovi del vostro ascolto, ora che sono le 10:00, vi chiedo, non è molto originale perché 4 anni non è sempre la stessa cosa, non mi viene in mente niente di meglio, vi chiedo per favore, come facevamo sempre gli altri anni, di scegliere una cosa che mi porto a casa di oggi. Quindi la scegliamo, la cerchiamo nel foglio, la cerchiamo e la cerchiamo, e poi la condividiamo con il nostro vicino. Una cosa che mi porto a casa. Quando l'abbiamo trovata, ci diciamo anche se c'è qualcosa che avrei voluto capire meglio o che fosse spiegato più chiaramente o che mi ha infastidito, in qualcosa che può diventare una domanda o una osservazione. Cosa mi porto a casa e c'è qualcosa che posso far notare. Se qualcuno ci aiuta e dice forte la cosa che si porta a casa, e poi da qui si può andare avanti con eventuali piccole domande che farete al vescovo. Cosa mi porto a casa per ora? Cosa mi porto a casa? Sì? Sì? Se è una parola si può dire anche senza, eh? Se no, alla bravissima. Beh, dire cosa mi porto a casa sarebbe un po' semplicistico, sono sempre molto interessanti le sue relazioni. Quello che invece salterei in questo primo parto, perché sono tante le cose che mi porto, quello che invece volevo che mi approfondisse e vorrei chiarire anche un po', è la conoscenza ultrasensoriale, cioè quella che va oltre la materialità del corpo, come ad esempio la conoscenza dell'estasi, no? L'estasi di Santa Teresa, una forma di conoscenza superiore, anche può essere anche intesa come una forma di preghiera. Grazie. Raccogliamo un paio di cose, così qui davanti. Mi porto a casa questa frase: chi sono i nostri profeti di oggi? Le persone con disabilità. Grazie. E poi una domanda sulla liturgia. Sì. Tu hai parlato che sarebbe bello portare la bara vicino al battistero, ma perché ai funerali abbiamo sempre il viola e il nero? Sì, molto bene. Grazie. Che fare una bomba cristiana. Grazie. Qualcosa che portiamo a casa di ulteriore? Io mi porto a casa, sì, che la fede inizia dall'esprimersi del corpo. Sì, la fede inizia nell'esprimersi del corpo. Esatto. Grazie. Il ritmo. Il ritmo.
pure il microfono. Vorrei raccontare un piccolo episodio che mi è venuto in mente proprio questo. Io ho un nipote che aveva 2 anni, adesso avete la 15, ma quando è successo questo fatto aveva 2 anni. E lui era andato all'inizio all'asilo nido e quindi faceva l'introduzione, no, con un orario ridotto. Eravamo a Torino, perché abitava a Torino, e allora quando siamo usciti, siccome eravamo in centro, sono andata a San Filippo, che si trova in via Maria Vittoria. Allora, sono andata a San Filippo e gli spiegavo, la chiesa era vuota praticamente, c'eravamo solo noi due, e lui ha incominciato a correre, a guardare, a stupirsi, a vedere, e io gli spiegavo man mano i vari quadri, queste cose qui, e poi ho visto che c'era in corso la messa da una parte in una specie di gabbiotto di vetro che avevano preparato per le poche persone che frequentavano, che erano tutte anziane. E allora ho detto, vieni, che adesso andiamo da Gesù, perché lì verrà proprio Gesù, perché c'è la messa, e quindi lì vedrai. Allora lui è venuto e poi mi chiedeva anche mentre lì. Tutte erano veramente 10 persone anziane, più che 80enni, si sono girate a guardarmi, e il prete ha detto, ma signora, queste cose non si fanno durante la messa. E gli ho detto, lei ha ragione, perché lei fra 10 anni non avrà più queste persone, ma neanche i giovani come mio nipote. Sì. Sì. Altre cose che mi porto a casa? O considerazioni? Io ti chiederei se puoi approfondire meglio la questione del ritmo, su qualche suggerimento per chi presiede, e anche quella domanda, chi è custode del ritmo? Cioè chi custodisce il ritmo in una celebrazione? Grazie. Io direi che queste 3 bastano e avanzano, e andiamo a dormire. E poi una piccola storia della buonanotte e concludiamo. Parto dai funerali in quel colore, così poi arriviamo a Santa Teresa e torniamo. Dicevo che anzitutto propriamente per la liturgia cristiana cattolica non si parla di funerali. Il sostantivo funerale è un sostantivo pagano. Noi i cristiani usiamo il sostantivo esequie, mentre funerale viene dal nome funus, morte, funus funeris, esequie viene dal verbo sequor, accompagno. E le esequie, plurale, sono la visita prima che vicino alla morte, il viatico, poi la benedizione della persona morta, la veglia a casa, la velatura del viso, la chiusura della bara, la processione in chiesa, la messa presente cadavere, la processione al cimitero, la benedizione del ricordo dopo 7 giorni, dopo 30, dopo, vedete, tantissime, no? Per cui le esequie sarebbero quindi tutto un insieme di azioni che accompagnano. Il colore viola, quando lo si usa? In avvento e in quaresima, che sono i tempi dell'attesa. Quindi nei funerali, sempre si può usare il bianco, ma questo sempre si può usare il bianco, la risurrezione, il viola è un colore bellissimo, perché dice siamo in attesa che la promessa del Signore si compia anche oggi. È un bel colore. Il nero, che può essere anche usato, ma quasi nessuno lo usa, è segno che questa attesa ha incontrato una prova molto dura, la quale non si può troppo dire, abbiamo già vinto, siamo già risorti, ecco. Siamo in attesa, quindi è bello, grazie, è una domanda molto opportuna. Grazie a te. Tra l'altro, ancora mi permetto una cosa, la messa della domenica è evidentemente l'incontro di persone buone come voi, amici, voi avete fatto una fatica da ascoltare, grazie, ma così è la domenica. Per i funerali le esequie non è così, le esequie sono evidentemente un'assemblea non iniziata ed è veramente un'esperienza missionaria davvero. Ecco, nelle esequie quello che avviene è fondamentale, bisogna celebrare benissimo, devono essere dei riti incantevoli, ma non il parroco, tutti noi. Se non c'è nessuno che canta, che suona, noi presentiamo a quelli che potrebbero un giorno forse il nostro volto più povero, e quindi
mangiano sempre nei piatti di plastica, quelli che vogliamo che vengano a mangiare da noi. È interessante. E lì però, vabbè, lasciamo una chiusa, sarebbe un'altra cosa. L'estasi e la liturgia, oh, che bella domanda. E d'altronde, parlando di mistica, me l'aspettavo, è entrato, colto una cosa. Ecco, la mistica che cos'è? Avete mai fatto l'esperienza di leggere qualche passaggio, una pagina di un mistico? Padre Pio è stato un mistico, me lo aspettavo, i suoi testi sono bellissimi. Santa Teresa, tantissimi, ce ne sono, Giovanni della Croce, i più famosi. I mistici cosa fanno? I mistici sono delle persone che soffrono da morire, da morire. E proprio perché fanno un'esperienza che non ha parole, la scrivono nel loro corpo e poi creano dei linguaggi nuovi per esprimerne. Cioè i mistici si avventano sulle gabbie del linguaggio, che sono troppo strette, e creano delle parole che fanno fare all'umanità dei salti in avanti. I mistici sono come delle donne che partoriscono per 10 anni di seguito. È un dolore, sono delle... non avrei il fisico, forse nessuno di noi lo avrebbe. Per cui che la nostra liturgia possa permettere l'esperienza meravigliosa della mistica, non so se è l'interesse di qualcuno. però queste persone intuiscono e creano qualcosa che davvero fa allargare il mondo. Potremmo fare degli esempi. Però, ad esempio, l'applicazione dell'erotismo alla spiritualità è avvenuto solo grazie ai mistici. Una cosa che tendenzialmente spaventava è diventato l'unico modo per capire come Dio ci salva. Anche qui si potrebbe continuare. Per cui la liturgia non può riprodurre un'esperienza mistica, perché l'esperienza mistica non si produce senza stupefacenti. Questo racconto è interessante, giusto? Anche se l'iniziare i bambini allo spazio, alle parole, è una cosa meravigliosa, bellissima, che ci riempie di tenerezza. Ecco, la presenza del bambino all'interno di un'assemblea è un problema grande, che diventa una risorsa solo se siamo tutti rilassati. Perché è anche vero che il bimbo nel mondo occidentale è normalmente un uomo solitario in mezzo a una marea di adulti, e quindi è il centro dell'universo, e lui lo sa, il piccolo Adamo lo sa, e non c'è neanche Eva a sottrarre il frutto. E quindi il piccolo Adamo, che vive in casa dove 7-8 adulti non vedono l'ora di mangiarselo per gli occhi, quando entra in un ambiente lui è Dio. Quindi sta al centro totale e le maestre devono ricreare l'universo, tenere 20 Adamo, insegnando loro che sono piuttosto Caino e Abele. E poi questa è un'esperienza difficile. D'altronde, non so voi, ma a me non mi è che mi sono spiegato più di tanto della liturgia come li portavano. Meno male che ho fatto anche il chierichetto per un po' di anni, ma non l'avessi fatto per mia madre e mio padre non era un problema. Stai zitto e buono, appunto. Fine delle discussioni liturgiche. Però questo evidentemente non è l'unica cosa che si può dire. Però bisogna dire che lì dentro c'era anche qualcosa di importante, che tu non sei il centro del mondo. Non sei il centro del mondo. E per il tuo bene non sei il centro del mondo, neanch'io, ma qui ci aspettiamo come a casa. E poi che in realtà le cose belle avvengono proprio per affidamento, non ti lasci andare, non quando prendi in mano tu le cose. La questione del ritmo, e su questa concludiamo, nella messa è, dicevo, centrale. Secondo me il celebrante non riesce ad accorgersi di quello che avviene. Per cui, come chiede il messale, sarebbe davvero importante e finalmente da fare che chi prepara la liturgia poi si siede nel verificarla. Il parroco non si offende, perché gli si vuole bene, ma gli altri imparano anche a dire le cose senza offendere, e si dice, però l'introduzione in cui hai salutato anche le piante che erano in chiesa, una volta non lo facciamo, tanto benvenuti a tutti, è più che sufficiente, e poi abbiamo fretta di iniziare il resto. Oppure la richiesta di perdono, il silenzio troppo breve. Poi l'abbiamo introdotta senza parole così tanto appassionanti. Poi giustamente anche il prete si alza come riesce ogni tanto, no? Per
qui, però questo è molto bello, eh? Io penso che la regia del ritmo, se comprendiamo che cos'è il ritmo, è il fatto di sentire che un tempo è durato per la sua giusta durata, non si usa il prolungamento, né di meno né di più. I cori sono un disastro. Canto d'ingresso che finisce a metà della processione. Yeah. E tu cammini, vieni ancora in censale, lo fai veloce. E non puoi dire che il profumo si diffonde nell'assemblea con la calma e con la giusta. Oppure dei canti che non finiscono più. Non si poteva passare per accogliere a colletta il canto d'offertorio a 7 minuti. Ma cosa c'è da fare in quel momento lì? E te non hai neanche l'occhio, perché il direttore del coro non ha ritmo, ma era tutto preso, secondo me la cosa si vede dalle bottigliette di plastica, no? Quando il coro comincia dopo il canto d'ingresso a bere, perché? Vuol dire che non è parte di un ritmo. Poi dopo vedere se uno si porta la bottiglietta a tavola dopo che ti ha portato il piatto, il fuori la tua, sai che non mi dirmi mentre parlo con te. Stiamo facendo qualcosa in cui siamo coinvolti e entri nella dinamica del rischio. Però il ritmo, e concludo, non è tanto una questione solo del prete, ma anche noi, di tenere le forze per il ritmo giusto. Se corri la maratona e dopo 5 km li hai sparati tutti quanti, credo che non sarà un'esperienza molto bella, no? Ma imparare. Tanto sappiamo cosa avviene, e quindi si arriva, ci si saluta con un certo anticipo, perché il ritmo deve trovarmi nella richiesta di perdono con cui sempre cominciamo, capace di fare un'esperienza di affidamento del mio male che mi spaventa. Dio lo conosce, ma se lo sapessero tutti chi sono in realtà, qual è la parte bestiale di me che devo tenere a freno e non ci riesco sempre, cosa sarebbe? Meno male che esisti tu, Signore. Meno male, devo prepararmi, ho di corsa. Oppure preghiamo silenzio. Che cosa voglio affidare a Dio oggi? La guerra, eccetera. La parola, così, anche a noi, la tutela del ritmo, la custodia del ritmo è anche mia, e non sempre ce la faccio. Quando sono stanco morto, sono qua per fedeltà. E prima della conclusione della storia della buonanotte, volevo chiedere al vostro vescovo, quindi se ce lo dice lui, come prega un corpo malato che arriva molto vicino alla morte, per pensare che gli sarà chiesta la vita. Sì, effettivamente ci ho pensato mentre lui parlava a come pregavo io quando ero molto malato e quindi molto disabile, senza forze, con poca speranza di sopravvivere, e quindi di avere il tempo corto, ma soprattutto con poche forze e con l'impossibilità, perché c'è le mani legate e non puoi manco prendere in mano un foglio, un breviario, un Vangelo. E allora ho imparato a ripetere per tutti i giorni in cui ero sveglio i salmi che amo, che sono 3 o 4, e che sapevo a memoria e che erano sempre uguali. E quando le forze proprio sono poche, che dire un salmo non ce la fai, anche solo ripetere una strofa 10 volte. E allora faceva effetto quando dicevi la ripetizione, perché se quelle sono parole che parlano, che ti dicono, puoi ripeterle anche per un mese e basta. Dire per giorni e giorni alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Non si addormenta, non prende sonno, il custode di Israele. Ci voglio credere anche stasera e non so se domani sarò vivo. E ho imparato questa roba che effettivamente mi aiuta anche adesso nella ripetizione. Noi abbiamo avuto paura anche noi. Concludo così. Se fosse possibile, provate
a non dimenticare che la Bibbia è piena di persone con disabilità, più di quanto forse siamo abituati a immaginare. Gesù esce di casa tutti i giorni un disabile, storto, cieco, zoppo, muto, rotto, malato, uno febbricitante, e la fenomenologia è bellissima. Ma non solo lì, dei grandi personaggi, probabilmente con la discrezione semitica, furono disabili. C'è un filone di studi biblici molto appassionante, un'altra sera, che dice, per esempio, avete presente la storia di Abramo e di suo figlio Isacco? E Isacco era un disabile, perché Ismaele è forte e lo fa giocare. La mamma di Isacco ha paura che l'altro gli prenda il posto, anche se lui è quello che ha diritto, se fosse disabile. Isacco non è capace a trovarsi una moglie da solo, è l'unico cui la trova il servo del papà. E Rebecca, quando vede Isacco da lontano, cade dal cammello. Per cosa? E quando muore la mamma Sara, Isacco piange senza fine. Quando muore la mamma di un disabile, dopo cosa succede? E quando Abramo, che non si stacca da Isacco, sente che Dio gli chiede il sacrificio del figlio e lo porta sul monte e l'angelo lo ferma, non tutti sanno che Isacco aveva 36 anni, non era un bambino. E quando finisce, e Isacco è salvo, Abramo e Isacco scendono da due parti diverse del monte. E arrivato a casa, Abramo dice a Sara, e Sara muore di dolore in quel momento. Mamma di Isacco è morta perché Abramo è tornato senza figlio a casa. E probabilmente di Isacco non si racconta quasi niente. Poi fu patriarca, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ebbe due gemelli, vi ricordate chi dei due prende la strada? Che uno dei due frega il padre, di nuovo, Giacobbe lo frega, dice guarda, questo sono Esaù. E Rebecca comanda suo marito, è lei che decide tutto quanto. È sicuramente un personaggio interessante, ma è un patriarca. Era probabilmente, in un certo modo, affetto da disabilità. Eppure la promessa di Dio si è fatta nuova in Isacco. E il limite che nascondiamo con parole terribili, poverino, un angioletto, e che giustamente temiamo, non è privo della benedizione di Dio. Tanto, a mio modo di vedere, che la vera parola che salverà le nostre liturgie viene da lì, ma non solo le liturgie. Ringrazio molto. L'incitazione iniziale, se volete per la vostra continuazione, trovate il vero titolo: e tu mangerai sempre alla mia tavola, 2 Samuele 9:1-13. Se volete, è un altro brano poco conosciuto che merita conoscere, vi dico solo di chi parla. Davide diventa re al posto di Saul, che è il re scelto da Samuele, cui Samuele si è affezionato anche. Succede la guerra civile, Jonathan muore, figlio di Saul, che come la sorella è innamorata di Davide, molto amico di Davide, amico lo sposa, il fratello lo vuole tanto bene, questo Jonathan muore, il principe, e Jonathan ha un figlio di Davide, e Davide all'amico che sta per morire gli dice tuo figlio mangerà sempre la mia tavola. Il testo della fedeltà è far pace con la fragilità anche del nemico, che è diventato uno scambio intenso, qualcuno di cui non puoi più fare a meno. Vi chiedo di prendere il foglio del Padre Nostro, l'abbiamo già provato insieme, nuovamente do io il ritmo, voi lo leggete senza voce ma con gli occhi, e lo facciamo veramente sapendo che delle persone che non riescono a parlare, la preghiera del Signore, che sono a pregare con queste immagini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che
sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Bene, grazie a Don Marco, grazie davvero di cuore, e credo che ci sia un applauso. Parlerà di tutte queste cose attraverso l'arte, che è un'esperienza, è un fatto corporeo, e molti di voi credo la conoscono, è davvero molto capace a lasciar parlare l'arte, e dunque lo farà con delle icone, con dei dipinti, dicendoci questo oltre, la mistica vista con opere di artisti. E quindi ci vediamo la prossima settimana, stesso spazio accogliente, stessa ora, e ci sorrideremo e porteremo qui i nostri corpi ad incontrarci. Grazie.